Cucina Bioevolutiva. Oggi prepariamo un velocissimo omogeneizzato alla banana. Dal quinto o sesto mese si può cominciare ad introdurre nell'alimentazione del bimbo la frutta come mele e pera, dal sesto o settimo mese banana e prugna, frutta che però inizialmente non sostituisce un pasto di latte ma integra il latte materno. Abitua il bambino ad imparare a mangiare un cibo solido. All'inizio certo si tratta di un paio di cucchiaini, massimo uno spicchio di mela omogeneizzata, ma via via l'alimentazione diverrà più ricca e varia. Durante il periodo di svezzamento l'ordine con cui si introducono gli alimenti può variare, anche in base alla scuola di pensiero che si intende seguire, ma in tutti i casi sono da evitare alimenti molto salati e molto proteici per non affaticare i reni del piccolo. L'attrezzatura questa volta consiste in una semplice forchetta, niente di più facile che preparare l'omogeneizzato di banana. Non c'è bisogno di ricorrere ad alcun elettrodomestico. L'unico ingrediente che useremo è una bella banana, matura, tigrata, a macchie scure per intenderci. Non facciamoci abbagliare dalle grandi marche, ma scegliamo aziende in armonia con l'ambiente. Assicuriamoci che il prodotto provenga da coltura biologica certificata in Europa e soprattutto che non abbia subito trattamenti chimici post raccolta. Le banane devono essere trasportate immediatamente dopo il raccolto e in tempi il più breve possibile, massimo 2 settimane. Optiamo quindi per le banane del commercio equo e solidale, quindi per la filiera bio, banane provenienti dalle coltivazioni di piccole piantagioni e non dalle multinazionali. La banana è un frutto di importazione certamente, ma ci sono anche nuove culture in Sicilia e Calabria che hanno portato a un buon esito. Passiamo alla preparazione, sbucciamo la banana e la tagliamo a rondelle, quindi con i rebbi della forchetta la schiacciamo fino ad ottenere un purè vero e proprio. Ecco qui l'omogeneizzato di banana fatto sul momento e pronto per essere dato al piccolo. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!